Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Per la grazia di Dio stiamo incominciando un'altra settimana, concludiamo un mese perché oggi è il 30 di agosto del 2021, però abbiamo la gioia di incominciare una settimana e quella di continuare a leggere la parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi leggeremo Secondo Re, capitolo 22 fino al capitolo 23 versetto 27. Quindi leggiamo la nostra Bibbia, leggiamo la parola del Signore insieme. Io spero che tu stia bene, mi raccomando, metti un like e condividi. È bello poter essere qui insieme e continua a leggere la parola del Signore. Non mollare, lascia la parola parlare al tuo cuore. Allora, parola di Dio, Secondo Re, capitolo 22, fino al capitolo 23, versetto 27. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Iedida, figlia di Adaia da Boscat. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Il 18º anno del re Giosia, il re mandò nella casa del Signore Safan, il segretario figlio di Azalia, figlio di Mesulama, e gli disse: «Va da Chilchia, il sommo sacerdote, e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa del Signore e che i custodi della porta d'ingresso hanno raccolto dalle mani del popolo, che lo consegni ai funzionari preposti ai lavori della casa del Signore e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della casa del Signore, ai falegnami, ai costruttori, ai muratori, perché se ne servono per comprare del legname e delle pietre da tagliare per le riparazioni della casa. Ma non si farà render conto a quelli che riceveranno il denaro perché agiscono con fedeltà». Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan che lo lesse. E Safan, il segretario, andò a riferire la cosa al re e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del Signore». Safan, il segretario, disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro», e Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine al sacerdote Chilchia, a Acam, figlio di Safan, a Achbor, figlio di Micaia, a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re: «Andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi. Perché i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è prescritto». Il sacerdote Chilchia, Aicam, Achbor, Safan, Asaia andarono dalla profetessa Culda, moglie di Salum, custode del vestiario, figlio di Tikva, figlio di Carcas. Lei abitava a Gerusalemme nel secondo quartiere e quando ebbero parlato con lei, lei disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele, dita all'uomo che vi ha mandati da me, così dice il Signore, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira
con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore direte questo. Così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione. Poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta. Secondo Re, capitolo 23. Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti, tutto il popolo, piccolo e grande, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti, le sue leggi, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto scritte in questo libro. Tutto il popolo acconsentì al patto. Il re ordinò al sommo sacerdote Chilchia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della porta d'ingresso di togliere dal tempio del Signore tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. Li bruciò fuori di Gerusalemme nei campi di Kidron e ne portò le ceneri a Betel. Destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi delle città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Tolse dalla casa del Signore l'idolo di Astarte che trasportò fuori da Gerusalemme verso il torrente di Kidron, lo bruciò presso il torrente Kidron, lo ridusse in cenere, ne gettò le cenere sulle tombe della gente del popolo. Demolì le case di quelle che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa del Signore e dove le donne tessevano tende per Astarte. Fece venire tutti i sacerdoti delle città di Giuda. Profanò gli alti luoghi dove i sacerdoti avevano offerto incenso a Geba, a Berseba, e abbatté i templi delle porte delle città. Quello che era l'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, e quello che era a sinistra della porta della città. Quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano a sacrificare sull'altare del Signore a Gerusalemme, mangiavano però pane azimo in mezzo ai loro fratelli. Profanò Tofet nella valle di Ben Inom, affinché nessuno potesse più far passare per il fuoco suo figlio o sua figlia in onore di Moloch. Soppresse i cavalli che i re di Giuda avevano consacrati al sole, all'ingresso della casa del Signore presso l'abitazione dell'eunuco Netan Melech, che era nel recinto del Tempio, e diede alle fiamme i carri del sole. Il re demolì gli altari che erano sulla terrazza della camera superiore di Acas, fatti dei re di Giuda e gli altari fatti da Manasse nei due cortili della casa del Signore. E dopo averli fatti a pezzi e tolti di là, ne gettò la polvere nel torrente di Kidron.
e riprofanò gli alti luoghi che erano di fronte a Gerusalemme a destra del monte della perdizione che il Salomone, re di Israele, aveva eretto in onore di Astarte, l'abominevole divinità dei Sidoni, di Chemos, l'abominevole divinità di Moab e di Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Spezzò le statue, abbatté gli idoli di Astarte e riempì d'ossa umane quei luoghi. Abbatté pure l'altare che stava a Betel e l'alto luogo costruito da Geroboamo, figlio di Nebat, il quale aveva fatto peccare Israele. Bruciò l'alto luogo e lo ridusse in polvere e bruciò l'idolo di Astarte. Poi Giosia, voltatosi, vide le tombe che stavano là sul monte, mandò a prelevare le ossa di quelle tombe e le bruciò sull'altare, profanandolo, secondo la parola del Signore, pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziato queste cose. Poi disse: «Che monumento è quello che io vedo laggiù?» La gente della città rispose: «È la tomba dell'uomo di Dio, che viene da Giuda e che proclamò contro l'altare di Betel queste cose che tu hai fatte». Egli disse: «Lasciatelo stare, nessuno rimuova le sue ossa». Così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria. Giosia fece anche sparire tutti i templi di alti luoghi che erano nella città di Samaria e che i re di Israele avevano fatti per provocare lo sdegno del Signore. E ne fece esattamente quel che aveva fatto a Betel. Fece uccidere sugli altari tutti i sacerdoti degli alti luoghi che vi si trovavano e su quegli altari bruciò ossa umane. Poi tornò a Gerusalemme. Il re diede a tutto il popolo quest'ordine: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come sta scritto in questo libro del patto. Infatti la Pasqua non era stata celebrata così da tanto tempo, dal tempo dei giudici che avevano governato Israele, per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda. Ma nel 18° anno della re Giosia, quella Pasqua fu celebrata in onore del Signore a Gerusalemme. Giosia fece anche sparire gli evocatori di spiriti e gli indovini, gli idoli domestici e gli idoli di tutte le abominazioni che si vedevano nel paese di Giuda e a Gerusalemme per mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Chilchia aveva trovato nella casa del Signore. Prima di Giosia non c'è stato re come lui si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non è sorto uno simile. Tuttavia, il Signore non desistette dall'ira ardente che provava contro il regno di Giuda, a causa di tutte le offese con cui Manasse aveva provocato la sua ira. Il Signore disse: «Farò sparire il regno di Giuda dalla mia presenza come ho fatto con il regno di Israele, e respingerò Gerusalemme, la città che io mi ero scelta e la casa della quale avevo detto: là sarà il mio nome». Parola del Signore. Io ti aspetto domani, martedì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Mi auguro che tu possa avere una giornata benedetta, ma che possiamo imparare che dobbiamo togliere ogni idolo dalla nostra vita e consacrare al nostro cuore, la nostra esistenza davanti a Dio. Dio è santo, Dio è geloso e Lui vuole che la nostra vita sia pienamente consacrata a Lui. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Ti aspetto mercoledì per Alba Nuova durante questa settimana, ma domani io ti aspetto anche per la lettura della parola di Dio, perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.